Il mondo dell'informazione, ma soprattutto quando noi parliamo di salute, è qualcosa di veramente indispensabile. Se informare vuol dire prevenire, è vero anche che noi dobbiamo conoscere quello che ci danneggia e l'ambiente in cui viviamo. Per esempio, faccio sempre una domanda: qual è l'ultima volta che hai sentito parlare di inquinamento? Cosa stai facendo oggi per risolvere i problemi dell'inquinamento? È o non è un grosso problema da risolvere? E se ci fosse la possibilità di mappare le carenze nutrizionali, le interferenze dei campi elettromagnetici, quante persone potrebbero essere interessate a valutare quanto sia veramente importante conoscere i fattori che interferiscono con la nostra salute e porre rimedio e fare prevenzione, per esempio nelle carenze nutrizionali, vitamine, minerali, nella capacità antiossidante, quindi la nostra capacità di rispondere a quello che può comunque limitare la reazione del nostro sistema di difesa contro le sostanze tossiche. Oggi prevenire è sicuramente, possiamo dire, è meglio che curare. Quindi pensate alla salute delle nostre cellule, quanto sia importante lavorare sui mitocondri, sulla disfunzione mitocondriale, sulla carenza di ossigeno. Oggi la tecnologia ci viene incontro, c'è un dispositivo straordinario che è S-Drive della Cell Wellbeing e tutte queste informazioni le potete trovare sul portale di riferimento che è cellwellbeingitalia.it, dove ci sono video, informazioni e possibilità di approfondire questi argomenti e diventare un centro di riferimento.